Covid-19 è stato davvero un evento imprevedibile? Se ripercorriamo la storia delle grandi epidemie degli ultimi 100 anni, dobbiamo dire che nel 1918 c'era stata l'influenza spagnola, nel 1957 quella che è stata definita l'asiatica, per arrivare nel 68 quella di Hong Kong e poi nel 2003 la SARS. Nel 2012 c'è stata la MERS, che ci ha interessato di meno perché colpiva paesi un pochino lontani da noi, ma dovevamo aspettarcela e difatti nel 2019, nel dicembre del 2019, è arrivata questo Covid. Possiamo definire il Covid-19 come una malattia sistemica? Covid-19 possiamo definirla come una malattia sistemica a due fasi. A due fasi perché si manifesta all'inizio, nei primi 7-8 giorni, come una malattia virale, questa è la fase virale, quindi caratterizzata da quelli che noi conosciamo, i sintomi cosiddetti comuni della banale influenza, tosse, febbre, difficoltà qualche volta a respirare, vomito, a volte diarrea, a volte disturbi dell'olfatto. Dopo questa prima fase, il nostro sistema immunitario reagisce contro questo virus cercando di debellarlo, ma in alcuni casi purtroppo questa risposta è talmente esagerata che va a provocare danni contro il nostro organismo stesso, dando luogo soprattutto a una delle complicanze più temute rappresentate dalla polmonite interstiziale. Non abbiamo soltanto questa complicanza a livello dei polmoni, ma l'abbiamo a livello di diversi organi, quasi tutti gli organi del nostro organismo. Perché? Perché questo virus va ad attaccare l'endotelio, che è lo strato di cellule che ricopre tutti i nostri vasi. Quindi i vasi che sono tutti nel nostro corpo comportano il possibile interessamento di tutti gli organi ed è per questo che noi definiamo questa malattia malattia sistemica. Quali terapie sono state utilizzate per contrastare il Covid-19? Quando parliamo di terapie che abbiamo a disposizione per questa patologia, entriamo in un capitolo molto difficile. Perché in effetti, all'inizio di tutta questa tsunami che abbiamo avuto ad affrontare, noi avevamo a disposizione ben poco. Ufficialmente avevamo a disposizione soltanto il paracetamolo, che è il farmaco che usiamo tutti i giorni quando abbiamo o la febbre o qualche dolore del nostro organismo. Poi questa terapia ce la siamo dovute inventare per certi versi, cioè abbiamo dovuto capire qual era il meccanismo di questa infezione e cercare di recuperare da altre patologie possibili armi contro questa che era la fase soprattutto immunitaria di questa malattia. E allora abbiamo provato un po' di tutto, dico provato in termine positivo, cioè abbiamo derivato da altre patologie dei farmaci. Abbiamo impiegato i farmaci antivirali, ma non specifici contro questa malattia perché non potevano ancora esserci. Abbiamo usato farmaci antivirali che usavamo per l'HIV, farmaci che usavamo per l'Ebola. Abbiamo impiegato farmaci come il cortisone, sul quale c'è stata una grande diatriba, ma abbiamo capito poi come e quando adoperarlo. Abbiamo usato l'eparina, un farmaco che si usa contro la trombosi, perché abbiamo notato che questa patologia comportava un quadro di tromboembolismo molto elevato. Abbiamo usato poi i farmaci che usavamo nell'artrite reumatoide, perché dovevamo ovviare e combattere quello che noi abbiamo definito una tempesta citochinica, una tempesta infiammatoria che portava alle più grandi complicanze di questo tipo di patologie. Quindi non avevamo noi a disposizione una terapia specifica per questa malattia, non c'erano linee guida e abbiamo dovuto derivare da altre patologie farmaci che potessero combattere quei meccanismi infiammatori patogenetici che erano alla base di tutto quello che succedeva in questo paziente. Come sono state gestite durante l'emergenza le altre patologie non Covid-19? Concentrati e travolti dalla patologia Covid, purtroppo molte altre patologie sono rimaste trascurate. Trascurate in termini di minori controlli. Pensiamo a un paziente cardiopatico che ha fatto meno controlli, un paziente con problemi vascolari, un diabetico che non ha fatto i suoi controlli previsti, un paziente con insufficienza renale, potrei continuare.
Molte procedure diagnostiche non sono state effettuate perché non era possibile effettuarle in quei momenti. Interventi chirurgici sono stati rimandati, quindi tutta una serie di patologie che è stata trasportata nei mesi post-Covid, dove ci siamo organizzati, dove adesso si è ritornati a regime, ma in quel periodo non abbiamo potuto fare di tutto. Inoltre c'è stato un cambiamento di vita che ha travolto tutti noi, in termini di maggior sedentarietà, non si poteva fare attività fisica, non si poteva andare in giro a camminare. Un'alimentazione a volte è diventata non corretta, molte persone si sono ingrassate, perché non facendo altro in casa, chiusi in casa, un bocconcino in più, un bicchiere di vino in più, molti l'hanno fatto. Ma soprattutto uno stress che ha coinvolto tutta la popolazione, impaurita da questa pandemia che ci stava travolgendo. E adesso cosa dobbiamo fare? Adesso è il momento di recuperare. Dobbiamo cercare di rifare tutto quello che abbiamo lasciato un pochino indietro, impauriti, travolti da questa patologia. Dobbiamo farlo in termini di ripresa di una corretta stile di vita, e allora dobbiamo rimettere le scarpe da ginnastica, la tuta, fare attività fisica e riprendere delle corrette abitudini alimentari. Dobbiamo soprattutto riprendere i controlli clinici, dobbiamo riprogrammarli, tutto quello che non abbiamo fatto dobbiamo ripeterlo, se dobbiamo fare un controllo del cuore dobbiamo farlo, se dobbiamo fare degli esami del sangue dobbiamo farli, per riprendere un discorso che è estremamente importante. Dobbiamo essere anche fiduciosi nel futuro, perché le cose stanno andando molto ma molto meglio, ma voglio sottolineare che non dobbiamo abbassare la guardia, perché se noi pensassimo in questo momento che tutto è finito, di essere già al day after, sbagliamo di molto. Dobbiamo recuperare quelle che sono state le armi vincenti contro le epidemie degli ultimi 100 anni, in termini di igiene delle mani, dobbiamo essere accurati in questo, dobbiamo, quando si può, distanziare da un punto di vista sociale, dobbiamo usare le mascherine quando ci viene consigliato, non dobbiamo mettere le mani non lavate nel viso, negli occhi e nella bocca, e quando è necessario anche distanziarci da un punto di vista sociale. Perché? Perché questa malattia la stiamo debellando, ma ancora è dentro di noi, dentro la nostra società, e mai e poi mai dovremo ricadere in quello che abbiamo visto, che è stato veramente tragico.